La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, questa sera non è come le altre. È la sera della cena, in cui il Signore ci domanda di far memoria di Lui, spezzando il pane della vita e mettendoci al servizio degli altri. Non si tratta solo di rispettare le ultime volontà che ci fida mentre va incontro alla morte, ma di entrare nel messaggio che conduce alla vita e alla speranza, nel mistero del suo amore. O Dio, quanti gesti di tenerezza non compiuti, quante parole di consolazione non pronunciate, quante comunicazioni interrotte o superficiali. Ti chiediamo perdono dei nostri silenzi, che sono colpevoli, e delle omissioni con cui abbiamo frustrato le attese di coloro che aspettavano da noi una vicinanza e un conforto. Ti chiediamo umilmente. Per il nostro Signore Gesù Cristo.
dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con arsini e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Parola di Dio. Amen.
mandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Quella sera Gesù ha offerto ai suoi discepoli tutta la sua vita,
e nello stesso tempo ha mostrato attraverso il segno del pane e del vino cose che crede che uno di via poco. Ha offerto loro la possibilità di comprendere ciò che gli avrebbe sconvolti in modo così drammatico. Quel pane spezzato è la sua stessa esistenza, donata sino in fondo. Aveva già regalato a tutti una parola di consolazione e di speranza, una lieta novella, capace di cambiare la vita di coloro che l'accoglievano. Aveva già compiuto i gesti della guarigione e della liberazione, della misericordia e della compassione. Non gli restava che donare se stesso. Quel pane spezzato è la sua vita offerta senza trattenere nulla per sé, senza chiedere garanzia. E come il pane spezzato viene condiviso e coloro che siedono a tavola trovano conforto e sostegno, così la sua vita raggiunge ognuno di voi che siede alla sua mensa, sia fisicamente sia spiritualmente, che desidera aver parte alla sua gioia e al suo progetto di amore. Quella coppa di vino che viene fatta passare perché ognuno ne deve un sorso e il suo sangue è versato sulla croce. Sangue che bagna tutti coloro che piede la croce e non perdono, che rigenera la vita nuova. Non è una grazia a poco prezzo, quella che ci viene offerta, ha il prezzo del sangue, del sacrificio e del dolore. D'altra parte, come sarebbero potute sconfiggere altrimenti le forze del male, del dolore, della divisione, della cattiveria? Quella sera Gesù ha detto tutto questo con un gesto semplice, ma profondamente impegnativo. Non ci ha dato un gesto romantico, poetico, un'immagine simbolica da conservare con cura. La sua vita stava veramente per essere spezzata, lacerata, frantumata sull'altare della croce. E tuttavia, a distanza di 2000 anni, noi celebriamo il giorno di santo, il primo giorno del giorno pasquale, non possiamo fermarci. Quel pane spezzato, quella coppa di vino, non sono più solamente il segno del sacrificio, essi regalano il sigillo della vittoria pasquale e dichiarano fortemente che l'amore è più forte di qualsiasi male. La vita ha già vinto una battaglia decisiva sulla morte. Alla tavola di Dio questa sera noi partecipiamo alla speranza di un mondo nuovo, a cui tutti noi aderiamo. C'è un forte bisogno di sapienza per educare la nostra coscienza di vita morale, per capire che la casa comune è un bene di tutti, che occorre prendersi cura di questa casa comune, attraverso quello che il Papa ci indica con molta chiarezza, attraverso l'ecologia integrale. L'uomo non è il predatore del creato, ma il custode. La custode di Dio è motivo anche di differenza per noi. Anche noi vogliamo impegnarci a vivere, che davvero questa realtà del rispetto di tutto ciò che sta accanto a noi, per essere significativi, attraverso delle scelte fondamentali che ci fanno camminare alla luce del Signore, allo stile sobrio, alla vita piena di pensieri belli, a guardare l'altro con empatia, a vedere che il teatro fa parte della nostra vita, il mare, le montagne, il cielo, la terra, fanno parte della nostra esperienza di vita. Sono un dono, come dono di Gesù per noi, attraverso quel segno della
mano dei piedi. Non è venuto per far sentire né per servire. E l'ha detto esplicitamente nel Vangelo di questa sera: come io vi ho amati, così fate anche voi. Quel come non è semplicemente un qualcosa espresso in un Vangelo a caso, ma indica la qualità e la sostenibilità del nostro impegno di vita, di credenti, di uomini e donne, di tutto il mondo, così sia. Il Signore Gesù ci ha invitati a fare con Lui la nostra vita un dono di amore ai fratelli. Per questo apriamo il nostro cuore al rendimento di grazie. Preghiamo insieme e diciamo: o Gesù Maestro e Signore, ascoltaci. O Gesù Maestro e Signore, ascoltaci. Per il Vescovo e i presbiteri della nostra Chiesa, perché vivano il loro sacerdozio come servizio instancabile e donazione senza limiti a te, che sei presente nei tuoi fratelli. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutto il popolo cristiano, perché è in te che lavi i piedi degli apostoli e sulla mensa pasquale spezzi il pane e offri il calice, sappia riconoscere i grandi segni della tua regalità e del tuo amore. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per i cristiani divisi, perché questo memoriale della Santa Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello all'unità che hai innalzato nella tua preghiera sacerdotale al Padre. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per gli uomini prigionieri della pigrizia e della violenza, e per tutti i commensali mancati al banchetto della fraternità, perché sentano che soprattutto per loro hai pregato e ti sei offerto al Padre come agnello innocente e mansueto. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, perché siamo disponibili a condividere i valori e i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. O Cristo, che ti sei fatto servo per amore, aiutaci a credere che la vittoria non si ottiene con il conflitto e la violenza, ma nell'unico modo di noi stessi, con te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.
compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi. E con il nostro Spirito. In alto i nostri cuori. Sono i nostri cuori, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo Salvatore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito e sacrificio per te. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi le tue offerte in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato e il nostro cibo ci dà forza. Il suo sangue per noi versato la domanda che ci libera da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. E qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi alla sua vita immortale. Prendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di tutti i nostri cari che si affidano alla tua misericordia.
Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, cantiamo e diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato.
Signore che ha donato la sua vita per noi. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità, della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, amo te. Amen. Padre onnipotente, che nella via terrena ci voglia la cena del tuo figlio, accolgi come tuoi commensali il banchetto glorioso del cielo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Da messa finita andate in pace. Veniamo per la grazia, Signore. Tra un quarto d'ora inizierà la messa in cena domenica, Papa Francesco celebrerà per tutta la Chiesa. Possiamo seguire tranquillamente tutti quanti noi da casa. Questa sera alle 20 ci sarà un momento di preghiera e di adorazione dalla Basilica di Gerusalemme, che sarà trasmessa su TV 2000. Domani mattina alle 8:30 le rodi mattutine qui e la lettura e la celebrazione della Passione del Signore la vivremo durante l'orario della morte del Signore alle 15 del pomeriggio, per poi poterla seguire anche alle 18 con Papa Francesco e alle 21 con la Via Crucis che Papa Francesco guiderà in Piazza San Pietro. Naturalmente non c'è il repositorio in nessuna chiesa del mondo, l'Eucaristia, quella che già è consacrata, resterà nei tabernacoli di tutto il mondo. Sarà la nostra
Thank you.